cattolicesimo romano difatti disconosce la grazia di Dio così come è annunziata nell'Evangelo. L'Evangelo stesso è grazia. Grazia cosa significa? Vuol dire dono immeritato, vuol dire qualcosa di gratis, un dono immeritato, non è qualcosa che noi possiamo conquistare, guadagnare e via discorrendo. Le epistole di Paolo sono molto esplicite su questo. Ok, facciamo un po' il quadro della situazione. La Bibbia dice che siamo stati salvati per grazia mediante la fede. La fede in chi? In Gesù Cristo, nella sua opera perfetta. E questo che cosa produce in noi? Produce la nuova nascita, una nuova natura significa, no? Nascere dall'alto. In greco letteralmente, nuova nascita vuol dire anche nascita dall'alto, quindi veniamo rigenerati mediante la parola di Dio, ci viene conferita una nuova natura che adesso è attratta verso il cielo, verso Dio, verso le opere buone, le quali sono state precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Però attenzione, la salvezza non nasce dalle opere, le opere sono il frutto naturale, normale di una vita realmente salvata, veramente rinnovata. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Quindi, certo, noi diciamo noi siamo salvati per grazia mediante la fede. Le opere, naturalmente, seguiranno poi questa autentica fede. Perché altrimenti se è una fede falsa, come dice Giacomo, allora è una fede morta, è una fede falsa. Ma lì stiamo parlando di una persona che non ha veramente fatto l'esperienza della salvezza. Perché è chiaro che uno che è nato di nuovo, anche se è chiaro che magari avrà ancora delle imperfezioni, magari qualche volta anche cadrà, però non si compiace più nel peccato, ovvero sia. In prima Giovanni 3 dice che chi è nato da Dio, chi è salvato, chi è un figliolo di Dio, non persiste più nel peccato. Quindi, cioè, quando pecca, per esempio, che cade in un peccato, si addolora, lo Spirito Santo lo fa sentire contrito, cioè la sua vita oggi non è più dominata dal peccato. Certo, c'è ancora un po' il residuo del vecchio uomo che a volte emerge, eccetera, ma non vive più secondo la carne, vive secondo lo spirito, camminando ovviamente in una fase che noi chiamiamo la santificazione, che è il cammino con Dio. Però non lo facciamo per essere salvati, ma lo facciamo perché siamo già stati salvati da Gesù Cristo, della sua opera perfetta del Calvario a cui non possiamo aggiungere nulla. E quindi per coerenza, per gratitudine, ma anche perché soprattutto la nostra natura è stata rinnovata, non vogliamo più avere a che fare col peccato, il quale ci dà fastidio, ci dispiace, combattiamo, diciamo, con ancora gli impulsi, diciamo, della carne, giusto? Però lo facciamo non perché così conquistiamo la salvezza. Ecco, questa è la posizione biblica. Ora parliamo del cattolicesimo romano. E no, il cattolicesimo romano dice ben altra cosa, dice che il credente è salvato se fa questo, 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 quest'altro, eccetera, 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 eccetera. Deve credere, sì, ma deve credere a Dio, poi deve credere anche alla Madonna, poi deve credere anche al Papa, deve credere ai dogmi cattolici, deve fare delle opere, deve conquistarsi piano piano, piano piano. Se avrà fatto tutti i comandamenti della Chiesa Cattolica Romana, del Catechismo Cattolico Romano, li avrà fatti bene, forse, forse, non è ancora sicuro. Sarà salvato, ma molto probabilmente dovrà anche trascorrere un periodo nel purgatorio e se le persone sulla terra pagheranno abbastanza soldi, questo periodo in purgatorio si abbrevierà. Cioè, pensa all'insensatezza della posizione cattolica romana, contraria proprio alla posizione della fede biblica. Credi in Gesù e sarai salvato mediante la grazia, un dono immeritato. Non possiamo conquistarci alcunché. E quando noi abbiamo Gesù nel nostro cuore, allora automaticamente faremo le opere perché veramente saremo gioiosi di operare per glorificare Dio, glorificare Gesù e lo Spirito Santo che agisce dentro di noi e che ci spingerà verso il bene e ci allontanerà dal male.